Benvenuti al secondo episodio di Simulmondo Collection. Si prosegue con le avventure interattive da edicola con Diabolic, con la seconda uscita intitolata La Gemma di Salomone. Ci eravamo lasciati con Diabolic che, dopo aver rubato dei diamanti preziosi, era più deciso che mai nell'impadronirsi della gemma custodita da Nelson Lark. In questo numero faremo la conoscenza dell'ispettore Ginko, di Belinda, la moglie di Lark, e vedremo Eva entrare in azione. Come oramai ben sapete, le vignette saranno accompagnate dal doppiaggio in italiano, realizzato grazie al team che è parte integrante del progetto, di cui non potrei fare a meno, assolutamente indispensabile. Prima di lasciarvi al gameplay, un breve recap del primo episodio, così come accade nelle migliori serie televisive. Vi invito inoltre di continuare ad esprimere le vostre impressioni utilizzando la sezione dei commenti del video. La storia del ladro più famoso dei fumetti è soltanto agli inizi e presto la vicenda si farà sempre più intensa e appassionante. Non mi resta altro che salutarvi. Noi ci rivedremo prossimamente per la terza uscita della collezione, sempre qui. Buona visione. Nell'episodio precedente. Buongiorno, sergente. Devo entrare nella banca per dei controlli. L'industriale Nelson Lark ha comprato i diamanti. Nell'ufficio di Turner ho trovato la mappa delle trappole del bunker. Oggi sono andata a Clairville e mi sono informata. Non ho scoperto dov'è. Posso aiutarti? Io so dove sono le torrette di controllo. Ecco le torrette di comando. Fatto. Ho forzato lo sportello. Eccomi davanti alla cassaforte. Qui dentro ci sono i diamanti. Diabolik! E così ho fatto raddoppiare la sorveglianza, Belinda. Stai attento, Nelson. Diabolik è molto astuto. Come puoi essere sicuro che non troverà la gemma di Salomone?
ne sono sicuro, mia cara. Ho nascosto la gemma nella cassaforte delle Lark Industries. Cassaforte delle Lark Industries. Nei tuoi stabilimenti? Sì, e poi, per maggior sicurezza, ho attivato la Security Room. La Security Room? Cos'è? Come? Non ti ricordi? La stanza elettrificata, come quella del bunker. Stavolta però la mappa delle trappole ce l'ho solo io. È sopra la mia scrivania. Ora io vado agli uffici. Tornerò tra poco. Bene, così Eva potrà fotografare la mappa indisturbata. Caro, l'arca è andato via. E io ho già fotografato la mappa. Brava Eva, digitalizzala e trasmettimela con l'orologio. Così potrò farmene una copia. Hai avuto dei problemi con l'arca? Non particolarmente. Però lui è veramente astuto e sospettoso. Questa volta non lo sarà abbastanza. Già, la gemma sarà nostra. Sì, la ruberò e te la regalerò. Comunque vadano le cose. Belinda è sempre nostra prigioniera. Rapirla e prendere il suo posto è stato fondamentale. La vera Belinda si è svegliata in questo momento. Ora aspetta l'Ark per non destare sospetti. Poi torna qui. Non è sicuro lasciare Belinda da sola. Ma dove sono? Ora ricordo. Diabolik mi ha rapita. Hai scoperto qualcos'altro? Sì. Notizie interessanti sugli stabilimenti delle Lark Industries. I nostri sospetti sul commercio d'armi di Lark probabilmente sono fondati. Perché? Ho sentito parlare al telefono di un carico di fucili. Arrivato stamattina agli stabilimenti. La sua attività industriale è solo una copertura. Bene, vuol dire che di sicuro non si rivolgerà alla polizia. Dopo il furto dei diamanti, Lark ha raddoppiato la sorveglianza nei suoi stabilimenti. Ho
Questo complica le cose. Là sarà un inferno. Dovrei stare molto attento. Sono stata rapita da Diabolik. Ed Evacant ha preso il mio posto. Ora io vado agli stabilimenti. Ci vediamo dopo il colpo, amore. Cosa? Il banchiere Darryl Turner morto? Sì, l'abbiamo appena trovato. Con un pugnale nel petto. Grazie, sergente. Si informi accuratamente sulle attività di Turner negli ultimi mesi. Vi sappia dire al più presto. Sono sicuro che c'è di mezzo Diabolik.
Diabolik! Non ti muovere. Sempre che tu non voglia morire. No, no. Non farò mosse false. Lasciami vivo e disattiverò la porta laser. Non vedo perché non dovrei ucciderti. No! Non uccidermi! Posso esserti utile. Io so dov'è la gemma di Re Salomone. Se è quella che cerchi. Bene, parla. Va bene. Dovrei agire sull'interruttore rosso per riuscire a passare la porta laser. Quale porta laser? La cassaforte che protegge la gemma di Re Salomone. Puoi arrivare solo attraverso una porta laser. Io disattiverò da qui la porta laser. Ma tu dovrai lo stesso agire sull'interruttore rosso, o rimarrai ucciso. Mi sembra ancora poco. Sì. Dimmi, dimmi cosa devo fare. Tenta di salvarti la vita. Va bene. Io disattiverò la porta laser. Ma tu dovrai fare due cose. Per oltrepassare la porta laser, dovrai agire sull'interruttore rosso. Se sbaglierai, scatterà una trappola. Invece, per disattivare le trappole che proteggono la cassaforte, qualche stanza dopo la porta laser, dovrai agire sull'interruttore bianco, nel terminale lì vicino. Ricorda, alla porta laser l'interruttore rosso, alla cassaforte l'interruttore bianco. Questo è tutto. Ecco. Ho disattivato la porta laser. Non mi servi più.
Dimmi, tesoro. Sono appena andata via da casa di Lark. Sto tornando al rifugio. Penso che Lark sospetti qualcosa. È meglio che tu non ci vada più. E Belinda? La libereremo non appena avrai la gemma. Tra poco Evaganta tornerà per portarmi il pasto. Potrei... Sì, ho trovato. Ecco la security room. È ora di consultare la mappa. Questa è l'ultima volta che le porto da mangiare a Belinda. Domani la libereremo. Dio mio, si è impiccata al tubo dell'acqua. Entro e... Eva è svenuta. Le ho dato un calcio molto forte. Dormirà per un bel po'. Devo avvertire Nelson. Sono davanti al terminale.
ci sono 4 interruttori. Su quale interruttore agisco? Ecco la cassaforte. Sono davanti al terminale. Ci sono 4 interruttori. Su quale interruttore agisco? La gemma ora è mia. Amore, rispondimi, ti prego. Eccomi, Eva. Dove sei ora? Nei guai. Belinda è riuscita a liberarsi. E mi ha stordito. Ora sono rinchiusa in qualche angolo della casa di Lark. Ha minacciato di uccidermi. Non preoccuparti, tesoro. Vengo a liberarti. E li ucciderò.